Sviluppato da Ninja Theory e pubblicato da Xbox Game Studios, Senua's Saga: Hellblade 2 è il sequel diretto di Hellblade: Senua's Sacrifice, titolo uscito originariamente nel 2017 che ha ottenuto il plauso di pubblico e critica. Hellblade 2, disponibile da oggi 21 maggio su PC e Xbox Series X ed S, incluso nel Game Pass su tutte e tre le piattaforme, è stato annunciato come una delle prime esclusive Microsoft per questa generazione ai The Game Awards del 2019. Scopriamo assieme nel dettaglio questo nuovo viaggio in compagnia di Senua nell'Islanda del X secolo. La trama di Hellblade 2 prende il via poco dopo la fine del primo capitolo, che se non avete giocato potete recuperare tramite un utile riassunto negli extra del gioco, sebbene sia un titolo meritevole di essere giocato ancora oggi. In questo secondo capitolo, Senua si lascia catturare dai Norreni, che hanno trucidato il suo amato e resi schiavi gli abitanti dei villaggi e delle isole limitrofe, per cercare di porre fine a tutto questo orrore. La protagonista è ancora tormentata dalle proprie voci interiori, e in special modo dalla voce oscura, manifestazione del ricordo di suo padre Zimbel, che l'accompagneranno anche in questo nuovo viaggio che ci porterà ad esplorare l'Islanda del X secolo, nel tentativo di liberarla dalla tirannia e dal male che l'affligge. Nel farlo troveremo diversi compagni di viaggio, anch'essi tormentati, vittime o carnefici della situazione dell'Isola del Nord, tutti caratterizzati in maniera eccelsa e che ci permetteranno di dipanare, man mano che proseguiremo con la storia, i misteri dietro all'oscurità che pervade questa terra. Per non anticiparvi ulteriormente la trama del gioco, ci limitiamo a dirvi che la campagna dura all'incirca 8-10 ore e che, come nel primo capitolo, il viaggio non ci porterà solo ad esplorare le bellissime terre islandesi, ma anche la psiche di Senua e dei suoi comprimari, attraverso colpi di scena e rivelazioni gestite con un ritmo narrativo perfetto. Lo studio della psiche umana da parte degli sviluppatori riesce a rendere più immersiva tutta l'esperienza e ad enfatizzare, sia a livello visivo che sonoro, gli stati d'animo differenti della protagonista, interpretata di nuovo in maniera magistrale da Melina Juergens, coadiuvata da un cast di attori davvero eccellente. Hellblade 2 si divide, come il suo predecessore, in fase di esplorazione, in cui oltre a proseguire con l'avventura potremo trovare, attraverso il focus attivabile con il grilletto destro del joypad, volti e bastoni della conoscenza, grazie ai quali potremo approfondire la conoscenza dei miti norreni e della lore del gioco, alternate a sequenze di combattimento e dai puzzle ambientali necessari per trovare la giusta via da seguire. Il combattimento è stato rivisitato rispetto al primo capitolo e Senua potrà parare, schivare, effettuare attacchi leggeri e pesanti, scattare verso il nemico o usare, una volta caricata la barra visibile nell'amuleto appeso alla cintura della protagonista, il focus per rallentare il tempo e riuscire ad eliminare facilmente i nemici. Le animazioni e i pattern di combattimento sono molto più vari e anche i nemici sono ben diversificati, offrendo un buon livello di sfida. Come nel primo episodio sarà possibile settare la difficoltà dei combattimenti. I puzzle ambientali sono invece leggermente più vari e diversificati. Oltre alle rune da trovare nei vari ambienti, già presenti nel primo Hellblade, saremo chiamati ad utilizzare e spostare oggetti, usare il fuoco per aprirci un passaggio grazie a dei bracieri, cambiare la percezione del mondo circostante attraverso dei punti su cui usare il focus, e così via. Le boss fight, infine, di cui non vi vogliamo spoilerare molto, combinano puzzle ambientali e uso della spada, ed in generale Hellblade 2 risulta, a livello di gameplay, decisamente più vario e approfondito. Terminata la storia la prima volta, sarà possibile sia scegliere il capitolo e la sottosezione da rigiocare per cercare i collezionabili mancati nella prima run, che iniziare una nuova partita, questa volta avendo come narratori, al posto di Senua in prima persona, i coprotagonisti dell'avventura. Collezionando tutti i bastoni della conoscenza, inoltre, si potrà ottenere una terza opzione che sblocca alcune diramazioni dei personaggi. Segnaliamo infine che, in qualsiasi fase di gioco, è possibile attivare la modalità fotografica per poter immortalare i protagonisti immersi nelle splendide location, ricreate dagli sviluppatori a partire da ambienti realmente esistenti. Sono disponibili molte opzioni che vanno dalla velocità di movimento all'esposizione, dal campo visivo alle temperature dei colori, passando per luci, saturazioni, eccetera, che faranno sicuramente la felicità degli appassionati e permettono di ottenere davvero scatti mozzafiato. Tecnicamente, Senua's Saga Hellblade 2 è uno dei videogiochi migliori di questa generazione. Il passaggio all'Unreal 5 ha permesso agli sviluppatori di migliorare i modelli 3D dei personaggi e degli ambienti, le animazioni ed in generale tutte le componenti visive e gli effetti particellari. Il motion capture, unito all'utilizzo del framework MetaHuman di Epic per le animazioni facciali, rendono l'esperienza molto cinematografica e davvero fotorealistica, tanto da non riuscire a distinguere il passaggio dalle casse
cutscene alle fasi di gameplay. L'Islanda del X secolo è stata ricreata mediante l'aiuto di dati satellitari e offre scorci davvero degni di nota durante l'esplorazione, mentre tutti i costumi e le armi presenti nel gioco sono stati studiati per essere storicamente attendibili, e questo lavoro dettagliato è premiato da una resa schermo che, come dicevamo poco fa, al momento è sicuramente tra le migliori tra i AAA usciti negli ultimi anni. Il comparto sonoro è eccellente e le musiche, principalmente create dal gruppo folk Heilung, ad eccezione della bellissima final track di Aurora, sono perfettamente calzanti e aiutano i giocatori ad immedesimarsi nelle varie situazioni emozionali che il Bleed 2 presenta. Anche il doppiaggio in inglese è di altissimo livello, sia per quanto riguarda i protagonisti e le voci interiori di Senua, che per i comprimari e le voci di sottofondo, anche grazie all'audio binaurale utilizzato dagli sviluppatori, che permette, con delle buone cuffie o un impianto audio all'altezza, di percepire i suoni in maniera tridimensionale. La localizzazione in italiano, ovvero i sottotitoli, è ben realizzata e priva di errori, e sono disponibili diverse opzioni per migliorare la leggibilità, modificando contrasto e dimensioni. La scelta di utilizzare un formato Letterboxd con bande nere in alto e in basso nello schermo permette inoltre nella maggior parte dei casi di avere il testo nella parte bassa dello schermo senza che vada a coprire parte della visuale. In conclusione, Senua's Saga e il Bleed 2 è, per il momento, narrativamente e graficamente uno dei migliori titoli di questa generazione e riesce a migliorare e perfezionare le già ottime basi poste dal primo capitolo della saga di Ninja Theory. Un'avventura profonda che ci porta ad esplorare i maestosi paesaggi islandesi e ad approfondire ulteriormente la psiche e la diversa visione del mondo da parte di Senua, facendoci immedesimare nelle sue paure e svelandoci il profondo cambiamento interiore che la protagonista sta affrontando dopo gli eventi del primo capitolo. Riesce, ancora di più del suo predecessore, a mettere in evidenza la fragile psiche di Senua, a farci ragionare su diversi temi molto importanti come le malattie psichiatriche, l'etica ed il lato oscuro insito nella natura umana, e a mischiare sapientemente dinamiche da action adventure e hack and slash a quelle di un'avventura narrativa. Un gioco che mi sento vivamente di consigliare a tutti, nonostante le tematiche serie che affronta, proprio perché rappresenta un'unicità in un settore, quello videoludico, che negli ultimi anni non ha certo premiato originalità e coraggio, che invece caratterizzano la saga norrena di Ninja Theory. E proprio per questo motivo, nonostante secondo me il Bleed 2 meritava un voto vicino a 95 su 100, abbiamo deciso come redazione di premiarlo con un perfect score, nella speranza che, vista anche la presenza al lancio sul Game Pass, molti di voi decidono di dare un'opportunità a questo splendido titolo e, perché no, di recuperare anche il primo capitolo.